Mister, mister, sì. Lei che sì. cosa ha nella testa per la sua nocerina? Diamola questa notizia, ricomincio la nocera. Guardi, allora, io in questo momento sto pensando. È un campionato per me che mi porta indietro di tantissimi anni, 20 anni fa. Però è una piazza che se va tutto bene lei si trova santo e non se ne accorge nemmeno. San Sannino. Io intanto vorrei dare tutto me stesso, tutte le mie conoscenze, la mia passione, che è ancora il fuoco che ho dentro, per una società che è tanto tempo che mi segue. Però ho anche detto ai miei presidenti americani che prima di parlare di successi bisogna avere delle basi, certo, e costruire una società. Direttore sportivo tipo... sempre Raimondo o l'hanno già fatto fuori? No, quest'anno tutto nuovo, c'è un nuovo direttore sportivo, ex allenatore, Zavettieri. E mi piace la cosa perché è un ragazzo puro, è un ragazzo che è la prima volta che fa questo ruolo, conosce il calcio come pochi perché è stato all'estero come me. Ritorniamo in Italia per fare un qualcosa di importante, ma non mi piace parlare tanto, non mi piace promettere. Io gli ho detto ai nocerini: se volete una persona seria, io sono qua; se volete un mago, non sono io. Con quei colori condannato a vincere, mister? Con quei colori, ma poi c'è anche un altro aspetto. E io ho passato 3 anni a Varese, voi lo sapete, grandissimi. Sì. Perché non replicare? No, senta, 1910 nato il Varese, 1910 nato la Nocerina. Oh, vedi? È una cosa che mi sono trovata lì, perciò. E poi Carlo è nato nel 1910. Capito? Vabbè, ormai caro Daniele, è andata diversa. No, però ci sono anche le parole bellissime del direttore Giorgio Perinetti, che ha detto: Sannino va bene per tutte le categorie, lo ha dimostrato, l'ho portato a Siena dal Varese in Serie A, dove due sfortunati autoreti negarono alla squadra il pareggio alla finale di Coppa Italia, che se l'avesse raggiunto sarebbe significato ingresso in Coppa UEFA. Sannino è un uomo di grande carica e umanità, e sul piano tattico non sono riuscito a riportarlo al Siena come quest'anno perché stava allenando in Libia. Insomma, parole di grande, diciamo, stima. Strappi questo passaporto, venga in Italia, prendiamo, ribocchiamoci le maniche. io sono qui e vorrei finire. Io ho 65 anni. 75? 65. Ah, 65. E vorrei finire qui perché mi piace ancora fare un qualcosa di... Se è possibile, se c'ho ancora il DNA, qualcosa di bello, anche se la categoria è quella che è la Serie D, la rispetto, e io credo che non sono le categorie che fanno gli allenatori, ma gli allenatori che fanno la categoria. Perciò vorrei portare la mia esperienza che ho fatto questi anni in una categoria e far crescere i ragazzi giovani, anche perché abbiamo purtroppo da un lato, perché il fatto di dover far giocare i giovani per forza non sposa la mia idea. I giovani devono giocare perché meritano, perché crescono e perché sono bravi. È un mondo questo qua dove li fanno giocare per essere fuori quota, ma appena superano l'età prendono tantissimi ragazzi che sfumano i loro sogni, no? E io invece vorrei dare la possibilità ai ragazzi, soprattutto in quella città, a Nocera, nel sud, dare la possibilità a dei ragazzi di sognare di poter arrivare un giorno nel grande calcio. Questo è anche il mio... Bello, mister. Comunque, nel momento in cui farà la scelta, noi la seguiremo con grande affetto. Quindi mister, noi la torneremo a disturbare, quindi non è che si libera di noi. Non so se sono più allenatore che può fare questa trasmissione, perché sono in Serie D, però... No, lei mister, qui può sempre entrare, porta... No, mister, ci sono un sacco di domande per lei.